Amici sportivi, siamo collegati dal campo centrale di Santa Marinella, stiamo per dare inizio alla finale del femminile. Omini Rossi, Roberta Bengis, Enza Ciccone, facciamo loro un applauso. Dagli Omini Blu abbiamo Stocco Fantoni, anche loro un applauso forte, forza dalla tribuna, facciamoci sentire. Allora, partono con un gol di penalità. Due su tre a sei. Battuta Bengis. Fantoni. Ciccone si rifugia in fallo. Gol da parte di Fantoni in diagonale. 1-0 per Stocco Fantoni. Palo da parte di Bengis. Parata da parte di Rossana Stocco. Bengis che ci prova, Ciccone, Fantoni lì dietro, Bengis, gol! 1-0 sempre il punteggio, ridotta la penalità, annullata la penalità da parte di Bengis e Ciccone, ricordiamo che arrivavano dal tabellone di perdente. Parata da parte di Enz, Ciccone. Prova una sponda carica, ma da Stocco non si fa sorprendere. Ancora Bengis, Ciccone. Fantoni. Gol da parte di Bengis. 24 con Giovanni Ramoni Bertelli. Ancora Bengis, che sassata. Gol da parte di Fantoni e forza di distanza, 2-3. Bengis, Ciccone. Parata da parte di Stocco, Bengis che prova un tiro buttato sul primo palo, palla fuori, palla per Bengis, si batte di seconda. Palo da parte di Fantoni che non proprio fortunata nell'episodio, si prova la Ciccone. È andato il palo, terzo tocco. Ma il palo che finisce il gol, ancora Bengis, che sassata. 4-2. Ancora Bengis, 5-2. Finisce il primo set e ora secondo set. Nico, sapete il secondo che dobbiamo girare prima del secondo set? Un attimo solo proprio. Gira il set, gira il tavolo. Un attimo solo, Robè. Dobbiamo girare l'inquadratura. E ora a breve ci colleghiamo per trasmettere il secondo set di questa finale dopo femminile. Trofeo Santa Marinella. Chiamato il terzo tocco, palla per Fantoni Stocco.
Punteggio in variato, sempre meno uno per Dennis Ciccone. Fatto, vantaggio per lo stocco, fattore. Fallo, palla per Dennis, sempre 1-0, tocco Fantoni. Parata da parte di Stocco. Gol ancora da parte di Stocco Fantoni. Questo tiro di 3-5 da parte di Venice di Stocco. Palla fuori. Siamo sul punteggio di 2-0 per Stocco Fantoni. Dennis, palla fuori, si batte di seconda. Ancora Dennis, questa è stata annullata la penalità. Da parte di Ciccone, un miracolo più che una parata. 2-0, tocco per due. Ancora Fantoni, 3-0, cambio. Ciccone in attacco, benissimo. Palla fuori, palla per Ciccone dal centro del campo. Parata da parte di Stocco che sta difendendo la grande. Gol non valido.
Stecche blu per Stocco Fantori, stecche rosse per Dennis e Cicone Pezza. 3-0 in questo secondo set. Gol da parte di Fantori. Gol da parte di Enzo Ciccone, in diagonale di Mediana. Chiude il set la Stocco e ora andiamo alla bella. Sempre a 6, un gol di penalità. Bennis in battuta. Si trova parata di Ciccone, secondo errore. Fantori, siamo al terzo set, la bella di questo doppio femminile. Parte di Fantoni, 1-0. Gol da parte di Ciccone, annullata la penalità. Vero con il tocco. Bennis. Ancora Fantoni con un pressing. Gran gol.
se non l'avete fatto il tocco che chiude la porta. Palla fuori. Bennis in diagonale. 3-2. Conducono Stocco e Fantoni. Parata da parte di Ciclone. Parte di Bennis, Fantoni, prova la piccola, tre a tre in questa finalissima del femminile, questo terzo set, le ultime palline sognanti, fallo, la prima volta non la seconda sì. Bennis, Stocco, parata da parte di Ciccone, terzo tocco, due col portiere. E adesso chi ha più energie a disposizione, bisogna dare il tutto per tutto a queste ultime palline, dopo un weekend direi molto caldo qui a Santa Marinella. Parata la parte di Ciccone, il punto di di Fantoni, adesso meglio se ne ci prova, Stocco e chiude. Fantoni, il bello scontro tra le due mediane, Fantoni Ben. Stoppato davanti. Questo terzo set. Stocco. Ricordiamo che si sta giocando sul nuovo tavolo Roberto Sport Revolution. Stocco. Ok, 4-3, Ciccone Bennis, forza ragazze, ultime palline decisive per giudicarsi questa finale del femminile.
cavolo, giuro, giuro, la piccola, quella di fatto. Alla presenza del centro del campo e poi è Beguis che la insacca. Un dischetto. Adesso gol da parte di Fantoni, diagonale. Per Bennis, pareggio 5 pari e adesso 2 gol di vantaggio. Stop. Palla che va fuori. Stocco, palo da parte di Stocco e gol da parte di Ciccone, la bella sponda a giro, Fantoni e chiude Roberta Bennis. Bellissimo questo incontro, complimenti ragazze, bell'incontro, è stato pari fino alla fine, se la sono giocata, bravissime Stocco e Annalisa Fantoni, ma l'esperienza di Bennis e Ciccone fanno sì che la spuntano anche questa volta.